La prima volta che ho incontrato questo mondo dei bonsai è stato nel 1959, dove io ho visto per la prima volta nella mia vita, ho visto tre bonsai. Ho comperato questi tre bonsai e li ho portati a casa con me. Però la problematica era di cosa, come mantenerli, che cosa farli, perché io avevo il negozio di fiori, però naturalmente il bonsai era una cosa molto strana. Nessuno sapeva dirmi niente, ma nessuno, non solo vicino a me, ma anche più lontano da me, gli unici che hanno cominciato a darmi le risposte sono stati i giapponesi, insomma, ecco. Poi sono stato in Giappone, sono andato a scuola in Giappone per imparare come educare queste piante e il Giappone per me è stata la possibilità di poter accedere a tante informazioni date dalla loro esperienza. Infatti le regole che accompagnano il bonsai sono stati i giapponesi a dettarle. Tutto questo l'ho fatto per far conoscere meglio le piante. La parte commerciale per me non è e non è stata la cosa dominante, perché poi pensando ai giovani che crescono e non conoscono le piante, non hanno possibilità di essere così vicini. Ho detto benissimo, ai ragazzi mi piacerebbe che si innamorassero. E per farli innamorare che cosa ho fatto? Ho fatto il museo. Ho fatto il primo museo al mondo permanente. Ho avuto dei riconoscimenti, permettetemi la mancanza di umiltà nel dire queste cose, forse perché un occidentale poi, insomma, è una cosa molto lontana, molto strana, occorre proprio essere pazzi. Anche perché poi bisogna andare a trovare, a scovare, perché una pianta che un maestro ha educato per 30 anni, 40 anni, ha visto il papà educarla, ha visto il nonno, e poi arriva un occidentale che potrei essere io, che le chiedo, mi può cedere la sua pianta? Direi che non è una cosa facile. Voglio raccontare un aneddoto che mi accompagna da tanti anni. Le prime volte che andavo in Cina era molto diversa da come è adesso. Tant'è vero che quando dalla città andavamo fuori, nelle branch, perché allora non c'era nessuna ditta privata, erano tutte statali, sul taxi mi chiudevano con le tende dentro perché io non dovevo vedere fuori. E avevo sempre tre personaggi che mi controllavano, che mi accompagnavano. E in uno di questi viaggi, in uno di questi posti, ho incontrato il Ficus retusalin. Una delle piante più belle mai viste. Sono tutte belle, non ce n'è una brutta. Quella è affascinante perché poi ha l'età, la forza. E naturalmente le dico, mi piacerebbe averlo a casa mia. Incomincio ad intavolare la richiesta. Ah sì, 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 vediamo, vediamo. E naturalmente finisce lì la storia. Sono passati veramente degli anni prima che loro dicessero va bene, adesso te lo cedo. L'ho portata a casa e da lì ho cominciato a educarla. Ecco, e adesso è la pianta più affascinante del museo. Uno, se si siede e lo guarda, potrebbe fantasticare delle giornate intere, perché la parte sotto che si vede è come se fossero una serie di uomini tutti insieme che si tengono per mano e danno una serie di foglie, di vegetali che naturalmente trasmette ossigeno a noi uomini che siamo qua. Oltre che il piacere per gli occhi, ci danno anche la possibilità di vivere su questo pianeta. Contorno poi al museo, al bonsai, ho detto manca ancora qualcosa, bisogna insegnare come educare le piante, perché chiunque lo potrebbe fare.
occorre prima conoscere il vegetale, cioè come si comporta, come tu devi intervenire, cioè avere una chiave di lettura per quello che tu vorresti che fosse o diventasse. E allora ho creato la scuola, l'università. Se voi pensate che una pianta di questa dimensione ha circa 7-8 anni, ecco, è incredibile il rispetto, anche perché se ci mettessimo intorno in 20 o 30 a questo piccolo albero e diciamo lo facciamo crescere di 20 centimetri o meno, non riusciamo. Tutte le altre cose sul nostro pianeta riusciamo. La casa, anziché due piani, facciamo quattro piani. Ma una pianta che ha 2 anni e noi la vogliamo di 4, dobbiamo aspettare. Quindi, ecco, vediamo queste cose, rispettiamole.